Buongiorno a tutti, sono viva, magari qualcuno l'aveva messo in dubbio, in realtà ho visto già i primi miglioramenti rispetto alla prima uscita e quindi sono intenzionata e motivata a continuare. Una cosa, per le fashion victim, vi starete sbellicando dalle risate con la fascia di vecchissima anni 80, era un vecchio brand degli anni 80, questo è quello che ho trovato a casa, quindi abbiate pazienza e... O non vedete il video oppure fate finta di nulla. Cos'altro? Vi dicevo dell'alimentazione che cambia quando decido di fare attività fisica e giustamente ci vuole un pochettino di attenzione in più per vedere i risultati nel breve medio termine. Quindi di solito inizio una colazione con 3 fette biscottate e marmellata, un caffè ed una tisana alla rosa canina. Perché la tisana alla rosa canina? Perché è ricchissima di vitamina C, sono delle bacche, si comprano in erboristeria, sapore agrumato ed è ottima, quindi magari aggiungiamo un po' di miele per i bambini, però noi ci troviamo molto bene. Poi cerco di concentrare i carboidrati durante la prima parte della giornata. E carboidrati, quindi pasta, pane, pizza, zuppe di orzo, farro, miglio, le mangio durante la prima parte della giornata perché poi ho tutta la restante parte per smaltire le calorie accumulate. E poi soprattutto perché lo so, con me i carboidrati non sono amici e quindi vedo la differenza se mangiassi pasta pranzo e cena, insomma, come faccio a volte, non va bene, quindi centimetri in più e gonfiore. Invece la sera, quindi se a pranzo mangiamo i carboidrati, la sera invece mangiamo le proteine vegetali, noi non mangiamo carne, questo da diversi anni, la mangiamo occasionalmente e quindi mangiamo le zuppe di legumi, ceci, lenticchie, fagioli oppure seitan e tofu. Seitan con molte spezie, perché di loro questi alimenti non sono gustosissimi, cioè non hanno, o meglio, non siamo così abituati al sapore, e per cui arricchirli con delle spezie, curcuma, cumino, secondo me è importante, e anche perché diventano gustose anche per i bambini. E poi le accompagno sempre la sera queste zuppe di legumi, con un pane integrale che faccio io, è un pane con semi di sesamo, semi di lino, della salvia tritata, il sale, è bello da vedere e da mangiare e poi si può utilizzare anche si può utilizzare anche come per merenda per i bambini. E per tenere traccia invece di tutto quello che faccio, sia l'attività fisica che delle calorie che metto dentro, che accumulo, utilizzo un'applicazione che si scarica sul cellulare ed è interessante perché, ripeto, ogni volta si vedono, cioè seguendola e ti stimola anche a proseguire negli obiettivi, quindi ad andare avanti e a tenerne traccia, perché poi misurare il tutto, secondo me, è importante, a partire dalla bilancia della mattina. E niente, oggi è una giornata fantastica, vale veramente la pena uscire, fare 2 passi perché è freddo, ma c'è un sole e un'aria eccezionale. Al prossimo video.